versa il suo sangue e la lancia alla costa, il nostro cammino sta per terminare. Siamo giunti all'ultima effusione. Effusione diversa dalle altre. Effusione in cui contempleremo realmente quella che è l'immensità dell'amore di Cristo. Quest'amore che pian piano abbiamo visto venire verso di noi, togliendo questi mattoni che erano mattoni di morte, trasformando in mattoni di vita. Dalla bocca siamo passati alla vita, all'accoglienza, al rispetto, alla gioia e alla guerra, passeremo alla pace. Tutto è compiuto, è chinato il capo spirito. Sembra che la vita terrena di Gesù sembra che sia finita sulla croce. Addirittura, secondo la logica umana, sembra che il progetto malvagio di Dio, dell'uomo, abbia avuto la meglio su quello di Dio. Ma ecco che un soldato, per accettare la morte di Cristo, perfora il costato con una lancia lunga. Colpisce non soltanto la pelle, ma perfora il costato, fino ad arrivare a quel cuore che era la sorgente dell'amore, a quel cuore che ha provato compassione per il cieco nato, per il lebbroso e così via. E proprio da quel cuore, vorremmo dire, secondo l'ottico umano, senza vita, avremmo pensato, ancora in quel cuore c'è vita. Ecco che quel cuore esce sangue e acqua. Già di questo evento di grazia, di gioia, di salvezza, già nell'Antico Testamento, e lo stesso profeta Zaccaria, ci parla di una sorgente che salvifica della vita. Ma per ricordare lo stesso Gesù che nel dialogo con la Samaritana fa riferimento a una sorgente di acqua che sta della vita eterna. E l'immagine del pianto squarciato per Giovanni culmina tutta la vicenda storica. Gesù adesso, infatti, dopo la lanciata che mette alla sua vita terrena, la sua esistenza è completamente aperta. Il pianto squarciato a indicare che Cristo non è più indiviso, individuo, singolo, ma Cristo diventa il vero Adamo, come dal pianto di Adamo dormente nasceva, e quindi l'umanità peccatrice, adesso dal pianto squarciato di Cristo nuovo Adamo, nasce una nuova umanità generata appunto da quel prezioso sangue dall'acqua. Allora chiediamoci adesso da quale sangue vogliamo essere. Corpo e del suo sangue, con il sangue.